Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Poco fa ho registrato un altro video chiamato La storia della programmazione web, però mentre lo registravo, mentre parlavo, mi rendevo conto che molte delle tecnologie o delle informazioni di base, diciamo, della programmazione web e di come è strutturata, le ho date un po' per scontato. Quindi ho pensato di registrare quest'altro video che penso far uscire prima di quello sulla storia, proprio per fare un'introduzione alla panoramica generale su quella che è la programmazione web, sia dal punto di vista di come è strutturata nella vita quotidiana di un programmatore, diciamo, come in che parte è diviso un sito internet e la creazione del sito internet, sia dal punto di vista del mercato del lavoro, che è un po' più il taglio che vorrei provare a dare a questi video. Quindi non entrerò tanto nella tecnica di come funzionano i diversi linguaggi di programmazione, né tantomeno in questo video introduttivo né nei futuri, ma cercherò più che altro di, appunto, dare un punto di vista sul mercato del lavoro che ne deriva, che nasce da da un settore di programmazione strutturato in questo modo. Spero sia chiaro dal grafico che ho provato a fare. La principale separazione all'interno dell'infrastruttura di un sito internet e della programmazione web è tra parte front-end e parte back-end. E l'ho messo così in modo netto perché spiega bene sia la separazione che c'è proprio dal punto di vista del codice che bisogna scrivere per creare un sito internet, sia dal punto di vista del mercato del lavoro che ne consegue poi per un programmatore. Perché spesso si dice che tu sei un programmatore web front-end o programmatore web back-end, nel caso in cui sei specializzato a scrivere questa parte del codice o quest'altra, oppure programmatore web full stack se sei in grado di prendere in carico sia la parte front-end che la parte back-end. Poi sul programmatore web full stack ci entreremo più nel dettaglio dopo, quando parleremo delle diverse tecnologie che permettono di sviluppare una o l'altra parte. Che cosa c'è nella parte front-end e che cosa c'è nella parte back-end? Immaginate un qualunque sito tipo Facebook che conosciamo tutti. Nella parte front-end ci sarà tutta quella parte di codice che serve a disegnare l'interfaccia dell'utente sullo schermo del computer di chiunque visita il sito. Quindi questa parte di codice, visto che deve proprio essere eseguita sul computer del visitatore per disegnare sul suo computer l'interfaccia, è tutta quella parte di codice che deve essere scaricata fisicamente sul computer dell'utente ogni volta che l'utente visita il sito. E quindi, oltre al codice HTML, CSS e JavaScript per creare l'interfaccia e far interagire le varie parti, anche per esempio tutte le immagini, banalmente Facebook, sia le immagini dell'interfaccia tipo l'icona di Facebook, sia tutte le immagini che tu vuoi effettivamente vedere tramite il sito di Facebook, le immagini tue o dei tuoi amici, devono essere scaricate sul computer. E quindi praticamente è codice, sono dati che devono essere trasferiti dai server dell'azienda al tuo computer. La parte back-end è quella parte di codice che non viene scaricata sul tuo sito, di base è la parte che gestisce i dati, il login e il logout degli utenti, i dati sensibili di tutti quelli che fruiscono il sito. Come quantità di codice in un sito normale è la parte minoritaria del codice, nel senso che ce n'è meno da questa parte, però è quello, è il codice un po' più sensibile, un po' più importante, perché è dove c'è la sicurezza dei dati e di tutto quello che il sito e di quello che è poi la funzione principale del sito. Per esempio, un altro sito è Amazon, che si occupa, oltre dei dati sensibili degli utenti, anche di acquisti, vendite e carte di credito. Tutta la gestione di quei dati e la sicurezza di quei dati è gestita dal codice back-end. Quindi, oltre a essere codice che non è necessario che venga trasferito sul computer dell'utente, quindi non lo si trasferisce da quella parte, dalla parte front-end, e quindi si risparmia semplicemente velocità in trasmissione di dati perché ci sarà meno codice da trasferire ogni volta che l'utente visita il sito, è anche meglio che rimanga separata e rimanga sul computer, sui server dell'azienda, perché appunto è codice sensibile che gestisce dati sensibili e che deve essere segreto e privato agli utenti. Capita questa separazione su perché è una parte di codice e viene pensata e scritta per essere eseguita sul computer degli utenti e perché un'altra parte viene pensata per essere eseguita solo sui server dell'azienda, dal punto di vista proprio del codice, di come è strutturato, da come è scritto, anche qui ci sono differenze sostanziali, proprio enormi, tra parte front-end e parte back-end. Perché sono così separate da un punto di vista di codice queste due parti? Perché mentre sui tuoi server, tu in quanto azienda, sui tuoi server sono computer, macchine tue, nella tua cantina magari, in cui puoi installare quello che vuoi, qualsiasi linguaggio di programmazione che vuoi e puoi fare veramente bello e cattivo tempo,
Sulla parte front-end stiamo parlando dei computer dei tuoi utenti e di computer che fruiranno del tuo sito tramite strumenti di terze parti, che sono i browser che servono per navigare su internet, banalmente, e sono Chrome, Firefox e Internet Explorer o Edge per la maggiore. Ovviamente ce ne sono tanti altri, ma ho messo i principali. E tu, azienda, devi, tra virgolette, sottostare a come Chrome, Firefox, Edge o qualsiasi altro browser interpreta i linguaggi del web per visualizzare i siti internet. E in più non puoi neanche dire ok, la maggior parte degli utenti usa Chrome, quindi io programmo per Chrome, sapendo che il tuo codice passerà solo attraverso Chrome. Perché comunque, se immagina, tu sei Amazon o sei Facebook o anche qualsiasi sito di un'azienda più piccola, se hai il 15% dei tuoi utenti che naviga su internet con Firefox, ti trovi costretto a far funzionare il tuo sito anche su Firefox, perché altrimenti perdi banalmente il 15% dei possibili clienti. Questo vuol dire che l'azienda non ha mai una visibilità al 100% su quello che succede sul computer degli utenti e su come esattamente il codice verrà eseguito e visualizzato sul computer degli utenti. Ed è uno dei principali problemi della programmazione front-end e anche delle principali differenze tra front-end e back-end, perché mentre di qua appunto hai 100% accesso a tutte le tecnologie che compongono la tua parte back-end, di qua si tende, si spera di fare sempre abbastanza test, di verificare che il tuo codice funzioni bene su tutti i differenti browser, su tutte le diverse versioni dei browser, perché a volte anche con un aggiornamento di un browser alcune interpretazioni del linguaggio possono cambiare, e su anche diversi sistemi operativi, però la certezza al 110% che tutto funzionerà sempre bene per tutti i tuoi utenti non ce l'hai mai. Quindi una grande parte del lavoro di programmazione front-end è anche di ottimizzazione e di test e proprio di come il tuo codice funzionerà poi su diversi computer di diversi utenti. Entrando un po' più nel dettaglio poi di che linguaggi di programmazione si possono scegliere per la parte front-end e la parte back-end, e mentre appunto, come ho detto poco fa, sul back-end hai accesso totale, bello e cattivo tempo, quindi ci sono diversi linguaggi che permettono poi praticamente di fare le stesse cose, nel senso qualsiasi sito che voi abbiate in mente nella parte back-end può essere sviluppato con uno o un altro linguaggio, alla fine si arriva allo stesso risultato, però poi ognuno avrà i propri vantaggi in termini di performance, di velocità, di altri vantaggi tecnici, però dal punto di vista dell'utente non cambia niente. Per la parte front-end invece si è obbligati a far passare il codice del proprio sito attraverso i browser che ho detto prima. Quindi, quali sono i linguaggi standard del web front-end interpretati dai browser web? HTML, CSS e JavaScript, che qua ho appunto messo in questo rettangolo la differenza di tutti gli altri linguaggi, perché da questi non si scappa. Backend puoi scegliere il linguaggio che vuoi, frontend puoi scegliere qualsiasi altra tecnologia che poi vediamo per estendere le potenzialità di questi linguaggi, ma di base qualsiasi tecnologia tu sceglierai di usare per la parte frontend verrà alla fine, quando compili il tuo sito, dovrà essere tradotta in linguaggi di base HTML, CSS e JavaScript, perché sono gli unici linguaggi che i browser interpretano per creare e visualizzare l'interfaccia del tuo sito. Qui ho scritto HTML5, CSS3 e JavaScript ES6 perché sono le ultime versioni di questi linguaggi. Sono tre e hanno tre compiti diversi, anche se poi il ruolo predominante ce l'ha JavaScript, come vedremo. Comunque HTML è quello che crea la struttura di base del sito, e poi vi spiego. CSS è quello che dà lo stile al vostro sito, quindi decide se un'immagine deve essere grossa, piccolina, se un rettangolo di sfondo deve essere blu, verde o azzurro. E JavaScript è quello che fa tutto il lavoro sporco, nel senso che ogni volta che premi su un bottone, tipo un bottone invia, c'è un'animazione di uno spinner che gira e poi quando il salvataggio dei dati è andato a buon fine si aggiunge una spunta verde, per esempio, per dare conferma all'utente che l'azione è andata a buon fine. Tutti questi cambiamenti li fai con JavaScript banalmente, ma anche l'invio dei dati che c'è dietro a quel bottone viene sempre fatto con JavaScript. Anche la ricezione della conferma che il salvataggio è andato a buon fine viene fatto e letto con JavaScript. E mentre, tipo, in questo esempio semplice, con HTML hai creato un bottone e quindi hai messo una riga che definisce il bottone e al massimo un'altra riga che definisce l'icona dello spinner che gira,
Con JavaScript c'è tutto il resto, quindi quando nel momento in cui clicchi, l'azione click viene intercettata da JavaScript, che raccoglie tutti i dati che vanno salvati e li manda al lato server. Sempre JavaScript sarà quello che dirà al bottone: ok, ti ho cliccato, quindi adesso passa dallo stato, dal colore iniziale al colore di sono in attesa della risposta. Sempre JavaScript sarà lui che alla ricezione dei dati controllerà se tutto è andato bene o se c'è stato un errore, e in base a queste due possibilità dirà al bottone di prima di cambiare colore in verde o rosso. Il CSS si sarà solo occupato di definire stato di bottone a riposo, colore così, stato di bottone in attesa, colore cos'ha, stato di bottone cioè tutto andato bene, verde, stato di bottone errore, rosso. In questo esempio ho citato appunto un salvataggio di dati che viene fatto in JavaScript per salvare dei dati lato server. Come funziona la comunicazione tra JavaScript e lato server? Il modo, a mio avviso, migliore per farlo sono grazie alle API o API, cioè Application Programming Interface. Sono appunto, come dice il nome, delle interfacce per applicazioni. Questo perché mentre la parte back-end e la parte front-end di base sono due programmi separati, anche se servono allo stesso sito, sono due programmi scritti in linguaggi diversi, separati, le API permettono a questi due programmi di comunicare tramite un'interfaccia comune. Quindi praticamente il server si dice che espone delle API ai client o ai front-end, e i client devono conoscere queste API per poterle chiamare e usare le azioni che queste API espongono. Quindi, mentre Facebook, per esempio, fate finta che stiamo programmando Facebook, siamo un po' ottimisti oggi, Facebook esporrà per esempio un'API pubblica facebook.com/saveusername, chiamando questo URL il frontend potrà modificare e salvare l'username di un utente. La parte frontend nel suo codice JavaScript dovrà conoscere che per salvare l'username di un utente devo chiamare l'API all'URL facebook.com/saveusername. Conoscendo questo URL lo può chiamare, può passargli come parametro aggiuntivo le informazioni che vuole effettivamente salvare, quindi il parametro di username, e rimanere in attesa della risposta di queste API. Andando ora un attimo oltre, iniziando a parlare delle tecnologie effettive che si possono usare per programmare dei siti avanzati e moderni nel 2020, e quindi ciò che un programmatore deve effettivamente imparare per entrare nel mondo del lavoro, anche qua parto dal front-end, che poi è il mio lavoro, io sono un programmatore web front-end, quindi è anche quello che conosco meglio. Come ho detto, HTML, CSS e JavaScript sono imprescindibili e bisogna conoscerli per forza, ma sopra di questi si possono aggiungere gli altri livelli di astrazione di linguaggi un po' più complessi, che sono un po' più complessi magari da imparare, però ti aggiungono tantissime potenzialità in più e velocità poi di lavoro una volta che li si è imparati. E appunto nel 2020 è difficile trovare un posto di lavoro, un'azienda che cerca un programmatore web JavaScript, punto, nudo e crudo. È molto più facile che l'azienda abbia intenzione di lanciare o di portare avanti un progetto web creato con una di queste tecnologie. Ho citato React, Angular e Vue.js, e come vedete non rettangolati, perché mentre questi qua sono sempre tre, vanno sempre a braccetto 3 a 3 e non li separerete mai, qui al momento di creare un nuovo progetto l'azienda deve scegliere quale di queste tecnologie vuole usare. Ovviamente ce ne sono anche tantissime altre, non è obbligatorio, volendo si può anche fare un sito solo con questi tre linguaggi, però come ho detto è una cosa, cioè risulterebbe un sito un po' all'antica, diciamo. Mentre qua appunto bisogna scegliere uno di questi tre, e ho citato i tre più famosi. Al giorno d'oggi, 2019 e inizio 2020, sono le tre opzioni più utilizzate: React con circa il 60% del market share, cioè il 60% dei nuovi progetti vengono fatti con React, Angular e Vue.js hanno il 20% a testa più o meno. Quindi dal punto di vista del mercato del lavoro, per qualcuno che vuole diventare programmatore web, un consiglio banalmente orientato sui numeri e le richieste, perfetto, la tecnologia per
trovare possibilmente lavoro più facilmente sarebbe React.js per la parte front-end. Per la parte back-end il discorso cambia, nel senso che, come ho detto prima, questa trinità di tre linguaggi di qua non c'è, e ogni parte back-end di ogni sito può essere scritto nel linguaggio che preferisce. Anche qua ho citato alcuni dei linguaggi più famosi, ma ovviamente non sono gli unici, ce ne sono tanti altri, e questa freccetta qua sta per indicare il principale framework con cui questo linguaggio viene utilizzato. E qui devo dire che cos'è un framework. Framework banalmente lo potremmo intendere anche per questi tre, nel senso che come questi tre, come ho detto poco fa, estendono il linguaggio JavaScript di base, quindi aggiungono altre cose da imparare, ma una volta che le si è imparate aggiungono altri strumenti nelle mani dei programmatori per arrivare più in fretta a quello che è il loro obiettivo e finire più in fretta il sito praticamente. Stessa cosa succede anche per i linguaggi del backend, quindi anche il backend può essere sviluppato con uno di questi linguaggi a scelta e teoricamente solo col linguaggio nudo e crudo. Però quello che spesso succede è che per progetti mediamente grandi, cioè dal progetto medio al progetto grande, è praticamente obbligatorio, si sceglie il linguaggio e si sceglie anche un framework con cui utilizzare il linguaggio. Praticamente questo sarà, come per il caso del front-end, saranno degli strumenti aggiuntivi che andranno a estendere il linguaggio scelto per permettere di sviluppare più in fretta poi quello che si vuole sviluppare. Che linguaggi effettivamente? Ho citato Node.js, di cui parlo tra un secondo, PHP, Python e Ruby, ognuno con il framework di riferimento. PHP come framework più utilizzato ha un framework che si chiama Symfony, per Python c'è Django e per Ruby c'è Ruby on Rails. Ognuno di questi ha i suoi vantaggi o svantaggi tecnici, e Python l'ho messo perché è un bel linguaggio e anche Django non è male, però di fatto è un linguaggio che non è nato per fare la parte back-end dei siti, è più nata per fare analisi di dati complessi, cioè molto usato nella ricerca per esempio, e anche le analisi di dati raccolti dai telescopi su stelle e galassie sono grandissime quantità di dati che vengono analizzati dai ricercatori con algoritmi di Python, per farvi un esempio di un settore completamente diverso in cui questo linguaggio è più utilizzato. Quelli più utilizzati che interessano a noi per la programmazione web back-end sono Node.js e PHP. Mentre PHP è un linguaggio a parte che è nato più di 20 anni fa e nel tempo si è evoluto molto ed è spesso usato insieme a un framework chiamato Symfony, come dicevo, Node.js è una cosa molto più recente, che c'era 10 anni più o meno, e ha come particolarità che usa JavaScript. E questa è stata una bella rivoluzione arrivata 10 anni fa. È un pochino diverso da JavaScript, nel senso che mentre JavaScript nudo e crudo si occupa della parte front-end e quindi dovrà gestire i bottoni nell'interfaccia, visualizzare immagini, ritagliare immagini, fare tutte quelle azioni relative all'interfaccia, sono tutte cose che nella parte back-end non hanno nemmeno senso di esistere, perché il back-end non ha nessuna interfaccia da disegnare da nessuna parte. Spesso i server, tra l'altro, sono computer che non ce l'hanno neanche uno schermo. Non gli serve a niente a un linguaggio di programmazione per il back-end parlare di immagini e cioè poter cambiare colore a un bottone, perché lui si deve solo occupare di ricevere dei comandi in base a quello che l'utente ha fatto sull'interfaccia, salvare e gestire in sicurezza i dati nel database e inviare indietro i dati richiesti all'utente. Quindi Node.js è un po' diverso da JavaScript, però è lo stesso linguaggio per fare cose diverse. Quindi non gestirà immagini, non gestirà bottoni, ma sarà un po' configurato, diciamo, per gestire le richieste di salvataggio dati e per rinviare indietro i dati richiesti alla pagina. Questo ho detto che è stata una rivoluzione e non ho esagerato, perché ha permesso a programmatori che già conoscevano JavaScript e che erano programmatori front-end di passare a lavorare anche nella parte back-end. Per un programmatore banalmente vuol dire che se conosci questo linguaggio da un anno all'altro ti trovi potenzialmente con più offerte di lavoro, perché puoi andare a fare anche il lavoro dall'altra parte. Per un'azienda vuol dire che con lo stesso numero, cioè con un numero minore di programmatori, puoi arrivare ad aver
creato tutto il tuo sito, perché non hai più bisogno di una parte di programmatori che conoscano questo lato, una parte di programmatori che conoscono questo lato. Hai un numero di programmatori, cioè abbastanza programmatori che conoscono bene JavaScript, ti possono programmare loro sia la parte front-end che la parte back-end. E quindi questo ha significato una minore spesa per le aziende, oppure più tempo libero per sviluppare più progetti e più offerte di lavoro per programmatori che conoscevano bene JavaScript. Detto questo, poi nella parte back-end in realtà non ho citato i linguaggi di programmazione relativi al database vero e proprio, e posso aggiungerli. Ecco qua, ho aggiunto MySQL e MongoDB, che anche qua sono linguaggi in cui si sceglie o uno o l'altro, non sono linguaggi complementari che si usano contemporaneamente. Non li avevo messi banalmente perché sono piccolini, nel senso che sono importantissimi per arrivare al risultato finale, perché se non salvi i dati da nessuna parte, anche la parte server praticamente non serve a niente. Però non sono una percentuale, cioè nel numero di linee di codice che devi scrivere nella parte backend, questa qua è la parte minoritaria. Quindi sì, è importante, è presente, ma la maggior parte delle linee di codice che il programmatore dovrà scrivere sarà nel linguaggio che è stato scelto per il backend. Una piccola postilla per chiudere sulla parte front-end, che come dicevo è quella che conosco meglio. Qui quando ho scritto JavaScript ES6 ho messo tre puntini, non a caso, perché da quando è uscito la versione ES6 di JavaScript nel 2016-2015 è stato l'inizio di una grossa crescita del linguaggio, nel senso che mentre era stato statico per i primi 20 anni della sua vita, fino appunto al 2015, con l'uscita di questa versione c'è stato un enorme rimodernamento del linguaggio per renderlo un linguaggio serio al pari di tutti gli altri, magari per la parte back-end, nel senso che JavaScript è un linguaggio che spesso veniva sfottuto dai programmatori, perché fin dal momento della sua nascita nel 1995, aveva molti difetti, molti bug intrinsechi proprio a come era stato scritto il linguaggio. E quindi c'erano molti problemi che nascevano all'interno dei programmi front-end, non tanto per, cioè anche per un errore del programmatore, ma più che altro alla base c'erano dei problemi in come è stato scritto il linguaggio stesso. Sono stati corretti con questa versione qua, S6, quindi adesso nel 2020 praticamente si è obbligati, per essere un programmatore che moderno, a usare la versione almeno S6. Da S6 in poi ogni anno è uscita S7, S8, S9, con sempre dei minor update, dei piccoli aggiornamenti. Comunque il grande cambiamento è avvenuto con la versione S6. E ci sono altri sottotecnologie che non sono stato ad aggiungere, che fanno parte di JavaScript e quindi rientrano all'interno di questo box sacrosanto che è presente in ogni browser. Primo tra tutti e più importante citerei WebAssembly, che è una tecnologia ancora abbastanza recente, ancora sta prendendo piede, si sta diffondendo e pochi siti la usano per ora, però sarà quello che secondo me farà il più grosso cambiamento per i prossimi 10 anni della programmazione web. Cioè è un nuovo linguaggio praticamente che permette di mettere dentro un browser delle applicazioni che prima venivano installate sul computer. E qui la sto facendo veramente molto semplice, quindi se c'è qualche programmatore web all'ascolto non mi mangi la faccia, per favore. Sto più che altro parlando per qualcuno che non se ne intende, che vuole entrare nel mondo della programmazione. Però provate a immaginare un Photoshop, che è un linguaggio professionale molto conosciuto, che tutti conoscerete. E è un programma molto grande, e anche se ci sono sul web alcuni siti che permettono di fare ritocco di immagini, ritagliare, aggiungere filtri, cose semplici, pensate a Instagram banalmente, sicuramente online si trovano siti internet che permettono di fare le stesse cose, non c'è niente adesso che sia ai livelli di Photoshop, né per grandezza del programma banalmente, visto che Photoshop installato sul computer peserà diversi gigabyte, né per livello di professionalità e numero di funzionalità che offre. Questo perché fino a qualche anno fa un browser con linguaggi web standard non era proprio in grado di supportare quel livello di performance e quel livello di complessità all'interno di un'applicazione front-end. Con questa nuova estensione di JavaScript chiamata WebAssembly invece sarà possibile mettere programmi grossi come Photoshop tra qualche anno
dentro un sito internet. E la so anche qua semplificando, però provate a immaginare che Photoshop non dovrete più installarlo sul vostro computer e ce l'avrete solo su quel computer, se poi prendi in mano il cellulare o prendi in mano il tablet non ce l'hai più. Sarà un sito, sarà il tuo sito tipo Facebook / il tuo nome utente, immagina Photoshop / il tuo nome utente, in cui hai tutto Photoshop disponibile dentro una pagina web. Ovviamente sarà anche questa qua una grossa rivoluzione che piano piano entrerà all'interno di sempre più siti internet. Di conseguenza mi immagino e mi aspetto che avrà un grosso impatto anche nel mercato del lavoro dei programmatori web e nel numero di posti di lavoro che saranno cercati di persone che conoscano questo linguaggio. Ora ritorno un attimo sul concetto di programmatore full stack per concludere, che è quello che avevo detto all'inizio. Perché ho detto che ne avrei riparlato dopo parlando di tecnologie? Perché programmatore full stack ho detto che è qualcuno che può fare parte front-end e parte back-end. Ma ora che vi ho spiegato che per la parte front-end e la parte back-end bisogna scegliere una tecnologia con la quale sviluppare entrambe le parti, il programmatore full stack è vero che può prendere in carico sia la parte front-end che back-end, ma non vuol dire che la può prendere in carico tutte le tecnologie del front-end e tutte le tecnologie del back-end. Di solito si dice sono un programmatore full stack React PHP, per esempio, oppure React Node, Angular Node o React Ruby on Rails. Nel senso, le combinazioni che volete, che il programmatore full stack conoscerà, vuol dire che sarà un programmatore in grado di sviluppare l'intero sito occupandosi sia dell'interfaccia sia del salvataggio dei dati con una specifica tecnologia o magari più di una per la parte front-end e una o magari più per la parte back-end. E quindi anche qua nella ricerca di lavoro, quando vedete un posto cercasi programmatore full stack React PHP, per esempio, che immagino possa essere una delle combinazioni più diffuse, vuol dire questo, vuol dire in grado di gestire entrambe le parti con questa specifica tecnologia da un lato e quest'altra dall'altro lato. Questo perché magari l'azienda ha già il proprio sito creato, ha già il proprio progetto lanciato e cerca qualcuno che possa mandare avanti lo stesso progetto. Altre offerte di lavoro per team o aziende più grandi di solito sono solo cercasi programmatore web, front-end React, front-end Angular, back-end PHP, back-end Node, perché grosse aziende tendono ad avere grossi progetti e grossi progetti tendono ad essere sviluppati da team di lavoro, non di una sola persona, ma più persone. E avere più persone all'interno dello stesso team vuol dire che ognuno sarà specializzato nella sua parte del sito. In aziende molto grandi, con team molto grandi, può anche capitare che all'interno del mondo front-end ci sia chi è specializzato in una o un'altra parte del lavoro. Per esempio, all'inizio avevo detto che una parte del lavoro front-end è anche occuparsi della compatibilità del proprio sito con tutti i diversi browser. Può anche darsi che certi team di lavoro molto grandi abbiano qualcuno specializzato nella correzione dei problemi di incompatibilità tra browser, che sarà lì a testare il sito su Chrome, a testarlo su Firefox, eccetera, eccetera, trovare cos'è un po' diverso da un browser all'altro e andare a modificare solo quelle linee di codice che servono a correggere queste piccole differenze. E infine, sempre parlando di possibili posti di lavoro, offerte di lavoro, cito In Coda WordPress e l'ho messo in fondo solo perché posti di lavoro si possono ancora trovare un po' con WordPress, però conoscere WordPress non ti rende un programmatore web a tutti gli effetti. Comunque, che cos'è WordPress? Molti di voi probabilmente l'hanno anche già sentito nominare. È praticamente una piattaforma che permette di creare siti internet semplici. Non arriva a fare applicazioni complesse, tipo se vuoi fare Photoshop sul web, WordPress non ti serve a niente. Però se hai un sito per dare informazioni sulla tua attività, sul tuo negozio o vendere prodotti online, WordPress può essere perfetto, perché si prefigge come obiettivo di creare in un colpo solo e non tramite codice ma tramite interfaccia sia la parte front-end che la parte back-end di un sito. Quindi tu praticamente compri uno spazio web su cui creare il tuo sito, ci installi WordPress, tramite la sua configurazione guidata crei tutto quello che vuoi creare, le differenti pagine, gli utenti, la moderazione dei commenti, puoi aggiungere plugin per avere la vendita di prodotti, la vetrina di prodotti, il carrello, l'integrazione con la mappa di Google Maps per far vedere dov'è il tuo negozio, tutte queste cose qua. Le puoi fare in modo abbastanza semplice tramite interfaccia senza conoscere il codice che c'è dietro e ti trovi il sito fatto. È talmente semplice che molte persone lo usano da sole per se stesse, se hanno bisogno di un sito internet per se stesse e non hanno budget per pagare un programmatore, se lo auto fanno, se lo auto creano con WordPress, ma c'è ancora possibilità di lavoro per programmatori WordPress. L'ho citato perché nelle offerte di lavoro
come programmatore web può ancora capitare di trovare qualche offerta con la parola chiave WordPress. Detto questo, ho finito tutto quello che volevo raccontarvi, spero sia un po' più chiaro adesso la varia divisione che potete sentire quando si parla di codice di programmazione web e delle varie guide magari che avete iniziato a guardare online. Ci vediamo al prossimo video con la storia della programmazione web. Ciao!